Iniziamo a parlare di giochi di carte. Da quale cominciare? Beh, eh, ci ho pensato e penso che comincerò con un gioco tipico della mia zona, Genova, e che magari non tutti conoscono, perché se non siete delle mie parti, questo gioco non l'avete mai sentito. Magari parliamo di Cerulla, un gioco con un mazzo da 40 carte. Ricorda un pochino nelle basi giocare a scopa però con un po' di regole particolari eh, legate a un numero in particolare, il 15. Tant'è vero che noi in genovese lo chiamiamo anche Ciapa 15. Andiamo a vedere. E procuriamoci intanto un mazzo da 40 carte. Ecco qua, abbiamo il nostro mazzo da 40. In quanti si può giocare? Allora, diciamo che l'ideale per giocare a Cirulla è giocare in 4, 2 contro 2, a coppie. Ovviamente, giocate con il vostro compagno in maniera contrapposta quindi a fianco a voi avrete i vostri due avversari in modo che si alternati i turni rende molto bene anche in due persone il gioco eh, magari però in quattro è più divertente in compagnia tecnicamente c'è chi riesce a giocarlo anche in tre in sei però sono un po degli adattamenti che non rendono tantissimo eh, fanno perdere un po di dinamicità al gioco e come si gioca come dicevamo, ipotizziamo la partita 4, che è la più classica, tanto a due facili uno contro l'altro. Vi mettete di fronte al vostro compagno con i vostri due avversari a fianco, scegliete chi è colui che inizia a dare le carte ad ogni mano. Un giocatore mischia le carte, ne distribuisce tre iniziali ad ognuno dei giocatori, compreso se stesso, che sarà l'ultimo di mano, e ne mette 4 in tavola. e Da quel momento si faranno dei giri dove ognuno consumerà le proprie tre carte eh, e quando non ci saranno più carte in mano per nessuno il mazzere di turno ne distribuirà altri tre fino a quando ovviamente il mazzo non sarà finito giocando in quattro persone verranno fuori tre giri per ogni mano di partita al termine della mano conterete i punti ognuna delle due squadre ve li segnerete e vedrete qual è il vostro eh, punteggio attuale tendenzialmente se le partite durano una durata che decidete voi che è basata sul numero di punti a cui volete arrivare. Se volete giocare una partita veloce giocate ad arrivare a 51 punti, chi vuole giocare un pochino più lungo eh, può giocare ad arrivare a 101 punti o 151. Questi di solito sono i punteggi standard che si utilizzano per il raggiungimento della vittoria. Andiamo a vedere nel dettaglio però le nostre regole. La prima regola un po' particolare con cui fare punti la individuiamo già subito dal distribuire le carte. Abbiamo detto che il mazziere dà tre carte ad ognuno e poi ne mette quattro in campo. Ma questo mettere quattro carte in campo può già produrre degli effetti. Quando mettete delle carte in campo, contate il totale dei punti che valgono le carte messe. In questo caso abbiamo 10, 19, 27, 32. Niente, non succede nulla di particolare. Se il mazziere mette un numero di carte in tavola il cui eh, totale da 15, esattamente 15, il mazziere se le può già prendere tutte quante come se le avesse già prese, se le mette nel suo mazzo e una di esse diventa anche una scopa. Se il totale invece è ben 30, può fare la stessa cosa, ma le scope che avrà segnato saranno ben 2. Ultimo caso particolare ultra raro, l'ho visto succedere praticamente credo solo una volta, se il mazziere riesce a mettere in tavola quattro carte con lo stesso identico numero, quindi quattro re, quattro cinque, quattro donne, eh, ha vinto la partita in automatico. È Inutile che andate avanti, non farete altre mani, non conterete i punti, è quello che si dice vincere la partita. È un caso rarissimo, ma può succedere. Ma vedrete che in questo gioco la fortuna ha un grande peso, non solo in questo caso. Ogni qualvolta il mazziere distribuisce le tre carte ai giocatori, il primo ovviamente a giocare è il giocatore in senso orario dopo che ha distribuito, quindi il giocatore alla mia sinistra se io sono il mazziere, ma prima ancora di iniziare a giocare carte e cercare di prendere quello che c'è sul tavolo, ogni giocatore fa una cosa. Guarda le carte che ha in mano e anche con queste può fare delle combinazioni che danno dei punti. Ci sono due tipi di combinazioni. La prima, guardate, mi si è già verificata qua in mano. Se la somma delle tre carte che io ho in mano è meno di 10, in questo caso è 4, 5, 6, 7, 8, 9, ci sono 9 o meno, quando sarà il mio momento di giocare la prima carta, quindi aspetto che giochino gli altri, e quando sarà il mio, mio momento di giocare la prima carta, prima di giocarla... Farò quello che noi facciamo in gergo fa capire che abbiamo qualche cosa di buono in mano, ovvero bussiamo e mettiamo le nostre carte scoperte per far capire agli altri che abbiamo fatto la combinazione vincente. La combinazione di avere tre carte la cui somma è meno di 10 ci permette di fare automaticamente tre scope. Nel mazzo delle carte che abbiamo già preso ci segniamo tre scope, o se ancora non abbiamo preso carte ci dobbiamo ricordare le prime tre che premiamo che diventeranno delle scope. Tuttavia dovremo giocare il resto di questo giro a carte scoperte, gli altri sanno cosa cos abbiamo in mano. L'altra combinazione fattibile, un po' più difficile ma capita, è quella di avere tre carte dello stesso numero, dello stesso valore in mano, ovvero tipo 3, 4, 3, 2, 3 donne. Anche in questo caso quando è il nostro momento bussiamo, le mettiamo giù avere tre carte uguali, come diciamo noi, ci garantisce la bellezza di 10 punti in automatico. 10 scope, oppure segnatevi 10 punti sul foglietto, come preferite voi. E anche in quel caso giocate a carte scoperte. Per aiutarvi a fare queste combinazioni, c'è una carta che noi chiamiamo la matta, ovvero che fun funziona da Jolly. Si chiama ed è il 7 di cuori. Se voi avete due carte in mano e il set di cuori, potete vedere se modificando il valore del set di cuori, rendendolo un re piuttosto che un asso, quello che volete voi, eh, riuscite a fare una di queste combinazioni. Se siete in grado di farlo, allora bussate, mettete giù le carte, specificate il set di cuori, cosa, cosa sia in quel, in quel frangente, che, che valore ha, e, e poi giocate come se aveste fatto un... Un bonus, facciamo un esempio. Io ho queste tre carte, le metto giù, eh, di base vedete farebbe 14, ma io dico che questa deve contare come un asso. Allora diventa 28 è buona. E gioco anche la carta per il resto di questo giro come se fosse la carta che ho dichiarato. Fate bene attenzione che il 7 di cuori può assumere un valore diverso dal 7 solo se permette di creare una combinazione. Se io avessi avuto, vediamo un po', cerco di fare un esempio ora, vediamo. Se io in mano avessi avuto queste tre carte, qualunque fosse stato il valore che davo al 7, non avrebbe potuto creare nessuna combinazione, perché le altre due sono diverse tra di loro, la somma è comunque sopra 10. Allora niente, non posso sfruttare la sua abilità, me le devo tenere in mano e questa viene Giocata come un semplicissimo 7. Dopo che avete finito di vedere eventuali bonus delle carte distribuite, è il momento di giocarle veramente. Quindi ogni giocatore a partire dal primo, ovvero dopo il mazziere, inizia a vedere cosa può giocare dalla sua mano per prendere il più carte possibili dal tavolo. Ci sono diversi modi per prendere allora, c'è la possibilità di prendere una carta. Il cui valore sia esattamente quello che si gioca, quindi un 5 ci fa prendere un 5, o un re ci fa prendere un re, o un jack ci fa prendere un jack. Ne ha però il metodo, quello che dicevamo essere il chiappa 15, la chiappa 15, posso fare in modo che la somma delle carte che io gioco dalla mano e di quelle che ho intenzione di prendere dal tavolo sia 15, quindi in questo caso con il 5 potrei anche prendere il 10, perché la somma a 15. Per fare questa cosa posso usare più e più carte, eh? potrebbe essere che il totale viene spalmato tra una carta che ho in mano e due o tre carte che sono sul tavolo, me le prendo tutte quante. Altro modo per prendere è semplicemente quello di giocare una carta che è la somma di più di una carta che è messa sul tavolo, facciamo un esempio, ad esempio c'è queste carte qua sul tavolo, io potrei decidere col jack di prendere il 5 e il 3 perché la somma fa 8, che è il valore del jack. E infine c'è l'intramontabile asso. L'asso diventa un asso piglia tutto e quindi posso ripulire completamente il tavolo se eh, ovviamente nel tavolo non c'è già un altro asso lì in mostra. In quel caso non posso farlo. Se c'è già un asso in tavola, con un asso posso prendere quell'asso o Quell'asso e altre carte ovviamente se la somma fa il famoso 15. Vedete che c'è un asso, un, un re e un tre. Con un asso faccio 15 e le riprendo tutte quante. Ogni qualvolta fate un'azione per prendere delle carte e vuotate completamente il tavolo, quindi sia con un asso sia con altre carte ma vuotate completamente, non solo prendete ma fate anche scopa. E questo ve lo segnate. Facciamo qualche esempio, quindi il 5 prende il 5 ma è una presa normale. Poi, vediamo. Il giocatore dopo ad esempio gioca un asso e può ripulire completamente il tavolo. Ovviamente a tavolo vuoto sarà difficile giocare, il giocatore giocherà quello che può. Se prendete e non votate il tavolo ovviamente non fate scopa. Quando capita che un giocatore prende delle carte ma anche il suo compagno le ha già prese, non tenete un mazzo della presa ognuno, tenete uno solo per tutti e due vi aiuta anche perché poi nel caso doveste contare delle scope che iniziano a essere tante è più facile farlo ovviamente, no? Tenete sempre presente che è comodo se il mazziere non tenga anche il mazzo della presa, che lo tenga il suo compagno almeno per quel giro in modo che non si confonda. Ho visto succedere qualcuno che ha sbagliato i mazzi e ha iniziato a ridistribuire le carte prese invece che quelle che dovevano essere giocate. Qui ad esempio questo prende soltanto il 2. quando tutte le carte sono state giocate, le carte rimaste in tavola restano in tavola a meno che non sia l'ultimo giro. Ma questo, come vedete, non è l'ultimo giro, quindi in questo caso il mazziere ricomincia a distribuire le carte, sempre tre ognuno. Il gioco quindi prosegue con le nuove mani, sempre con gli stessi meccanismi di presa. Uh, ogni volta che vengono distribuite ovviamente le carte controllate se potete fare qualcosa ecco guardate non posso fare niente perché ho un 5, un 4 e il 7 di cuori che in questo caso non posso trasformarlo in nulla di utile perché mi servirebbe avere o due carte uguali o che gli altri fossero una cui somma sotto il 9 per fare con un asso sotto il 10 ma è andata male però posso continuare a prendere come vi dicevo prima con una sola carta posso prendere più carte se la somma è 15 ad esempio, 4 e 2 6 e 9 è 15 le carte sono prese. Quando si arriva all'ultimo giro le carte stanno finendo. Potrebbe capitare che delle carte rimangano in tavola alla fine, no? Che non ci sia una presa. In questo caso le carte rimaste vanno tutte all'ultimo giocatore che ha effettuato una presa. Questo giocatore e questo non ha preso niente, lui aveva preso, si guadagna tutte le carte. Un'altra regola aggiuntiva da considerare è quando si ha l'ultimo giro, che l'ultimo giocatore che gioca, ovvero il mazziere di fatto perché lui che è l'ultimo, quando gioca la sua ultima carta, qualunque cosa abbia giocato, qualunque cosa ci fosse in tavola, non può fare scopa. l'ultima non vale, non fa fare punto. Può capitare in certi momenti che, Giocando una carta ho multiple scelte di quello che c'è in tavola. Facciamo un esempio. Questa è la tavola e io ho in mano un 7. Potrei fare 3 e 4 7 e prendere col 7. Oppure fare 5 3 8 e 7 15. Posso fare entrambe le combinazioni. In questo caso è assolutamente scelta libera del giocatore che gioca la carta di decidere cosa prendere e cosa lasciare in tavola. Conviene sempre prendere i denari come vedrete fra poco sono molto molto utili. Al termine della mano vengono contati i punti. All'inizio vi ricorderà qualche cos'altro, tipo come giocare a scopa piuttosto che giocare a masso spazzino, però c'è qualche diversità. Allora innanzitutto contate le scope che avete fatto e ve le segnate. Sono quattro, valgono un punto ognuno, quattro punti. Poi contate il totale delle carte totale, comprese le scope, quindi 4, 5, 6, 7. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sono esattamente 20 beh le carte sappiamo essere 40 la coppia o il giocatore se si gioca singolo che ha preso più carte dell'altro fa un punto se le carte sono pari 20 e 20 nessuno fa questo punto ci sono altri modi di fare punti molto tipici che sono il 7 bello vale un punto averlo gli ori, averne più dell'avversario vale un punto. In questo caso vedete sono 6, quindi il mio avversario per forza ne ha 4 e faccio un punto. E infine la famosa primiera: la primiera è vedere per ognuno dei segni che simboli avete e. Partendo dal 7 e scendendo, ognuno ha un determinato valore in punti. A volte eh, sarà facile e evidente capire chi ha vinto, perché se uno ha tutti i 7 ha sicuramente vinto lui. Eh, altre volte bisogna raccontare esattamente perché ci saranno dei dubbi. Se per una carta non avete il 7 di, di quel seme, tipo 7 di fiori, andrò a cercare una sostituta in che ordine? L'ordine è questo, dopo il 7 viene ovviamente il 6, Dopo il 6 valgono gli assi, il cui effettivo punteggio nel calcolo è 5,5, molto utile, quindi qua, in questo caso se non ho il 7, potrei mettere questa, che vale 5,5. Poi ci sono i 5, i 4, i 3, i 2, e infine tutte le figure che valgono mezzo punto. Cercate la più alta che potete per ogni eh, simbolo, confrontatela col vostro avversario e chi ha fatto di più si aggiudica un punto anche questa potrebbe essere pari, capita se ognuno tipo 27 e 26, potrebbe succedere. Se le regole per fare questi quattro punti di mazzo le avrete probabilmente già sentite anche in altri giochi, adesso arriviamo a quelle peculiari di cirulla. Ce ne sono due ancora da vedere più una bonus. Allora, un'altra cosa importante da vedere sugli ori, indipendentemente dal fatto che ne abbiate di più o di meno dell'avversario, è vedere quante figure avete. E quante carte dall'1 al 3 abbiate se una delle due coppie o uno dei due giocatori riesce ad avere tutte e tre le carte di denari con le figure quindi qui non ho il jack e non posso farlo fa quella che viene detta là alta vince 5 punti bonus per aver preso tutte e tre le figure di denari un bel jolly. invece se un giocatore o una coppia riesce ad avere le prime tre carte. L'1, il 2 e il 3 di denari, tutte e tre, fa quella che viene chiamata la bassa e si aggiudica tre punti. Ora, mentre l'alta vale di più, ma è legata a quelle tre carte soltanto, la bassa sembra valere un po' di meno, ma ci sono degli bonus ulteriori. Se una coppia non solo ha l'1, 2 e 3, ma anche altre carte consecutive può continuare a contare e ad aggiungere punti. Quindi una squadra che ad esempio ha 1, 2 e 3 fa 3 punti, ma se anche il 4 ne fa 4, se anche il 5 ne fa 5, se anche il 6 ne fa 6, fino a un massimo di 6. Il 7 d'altra parte fa punti a sé stanti e gli altri fanno parte dell'altra. Questo fa capire che durante il gioco è molto importante prendere i denari, perché non solo fanno fare punti, perché se ne ha di più è un punto del 7 bello, ma possono con le combinazioni aumentare di molto il vostro punteggio. Ed è altrettanto importante fare molto caso a quello che hanno già preso gli altri e cercare, come si dice in gergo, di rompere l'alta o la bassa. Se una squadra avversaria vi rendete conto che ha già preso due figure e la donna era di denari sarà molto importante per voi cercare di intercettare il jack e toglierglielo per evitare che facciano quei 5 punti bonus allo stesso modo per la bassa se vedete che si sta acchiappando tutte le carte basse cercate di togliergliene almeno una prima che loro si facciano tutti questi simpatici punti come vi dicevo c'erano ancora due regole più una bonus eccola vediamo la bonus se una squadra o un giocatore riesce nell'arco della Partita, perché a volte i ragazzi girano in maniera incredibile le partite per niente equilibrate. Riesce ad avere tutte e dieci le carte degli ori nel proprio mazzo al termine della mano giocata. è quello che viene chiamato eh, partitone o cirullone: ovvero chi le ha prese tutte si aggiudica la partita. Non serve neanche contare i punti e andare avanti a fare le altre mani, se ha automaticamente i vincitori. Come avrete capito è un gioco molto rapido, molto dinamico, molto simpatico, che richiede una gran velocità di pensiero, perché eh, sì, la fortuna incide, perché indubbiamente se voi tutte le volte che vi vengono date le carte avete tre carte uguali, fate dieci punti alla volta, siete fantastici, eh, che bisogna dire. Però non basta, perché dove la fortuna non arriva ci si arriva assolutamente con la memoria e l'intuizione, la memoria soprattutto, eh, riuscire a ricordarsi le carte uscite. Uh, è fondamentale perché, soprattutto se giocate in 4, dove di fatto una volta messe le quattro carte in tavola ci sono soltanto tre giri eh, prima della conclusione della partita. Uh, se voi avete una buona memoria vi renderete conto che dopo un paio di giri, al terzo giro, riuscirete a intuire assolutamente tutti gli avversari cosa hanno in mano. Dalla prima cosa che mettono giù si riesce a capire. E questo può fare la differenza tra vincere e perdere una partita. Perché potrete acchiappare quel denaro che assolutamente vi serve per fare l'alta piuttosto che il sette bello? Perché avete capito che è ancora in giro. E ricordarsi cosa deve ancora uscire è fondamentale per fare i punti legati al mazzo. Che non ignorateli perché è vero che fare tante scope aiuta, ma in una partita un po' chiusa, in una mano un po' chiusa in cui le scope da ambo le parti sono poche, sarà il mazzo a decidere chi sarà il vincitore di quella mano e magari dell'intera partita. Spero vi sia piaciuto questo nostro gioco tipo qui della zona, eh, provatelo e se avete dei dubbi lo scriverete nei commenti e io con questo vi saluto e vi do appuntamento a un prossimo gioco di carte.